Un gol di Fabrizio Melara ha regalato all'Atletico Fiuggi Terme la seconda vittoria consecutiva. Al Capo I Prati la formazione di Incocciati ha battuto 1-0 la Vastese. L'Atletico Fiuggi Terme sale a quota 6 punti nella classifica del girone F del campionato di Serie D, a meno 1 dalla vetta. Abbiamo raccolto soprattutto quest'oggi un risultato importante per noi, che comunque dà continuità e al cospetto di una squadra ben organizzata. È stata una difficile partita, come avete visto, per una serie di situazioni, tra cui un po' il campo pesante, quindi noi siamo una squadra abbastanza tecnica e ci ha un po', diciamo, reso qualche problema, però i miei ragazzi direi che poi alla fine hanno meritato questa vittoria per disciplina tattica, per gioco e soprattutto anche per le diverse occasioni che abbiamo avuto per far gol e non siamo mai riusciti a passare. Meno male che poi c'è stata quella bella rete da parte di Melara, che un po' ha sbloccato anche psicologicamente il tutto. Dopo quello potevamo ancora di più approfittare, perché la Vastese giustamente si è riversata in avanti e ha lasciato spazi enormi, e noi non possiamo pensare di soffrire fino alla fine così, perché in quei momenti una squadra che vuole arrivare deve essere capace a gestire anche questo tipo di letture, e queste partite, a mio avviso, senza nulla togliere all'avversario, vanno chiuse prima. Sì, dovevamo dare continuità al risultato di domenica scorsa. Il mister ci ha chiesto solo esclusivamente questo qui, di continuare a fare quello che abbiamo fatto, e perché vincere aiuta a vincere e dobbiamo mantenere questo trend il più possibile. Sapevamo che le condizioni, nonostante è stato coperto ieri e l'hanno scoperto oggi, sapevamo che le condizioni climatiche non erano delle migliori, e quindi sapevamo che ci aspettava una partita tosta a livello fisico, e non potevamo perdere duelli uno contro uno. Il mister ci ha chiesto assolutamente di non perdere duelli, e io penso che abbiamo fatto tutti una grande prestazione, una prestazione di sacrificio da parte di tutta la squadra, e questo è quello che poi ti porta a vincere le partite.